Beh, devo darvi atto prima di tutto che siete l'unica testata che ha intuito, in una serie di sciocchezze che altri hanno scritto e pubblicato, il vero dato politico dell'approvazione del bilancio preventivo il 9 febbraio, e cioè il voto di astensione del gruppo di Forza Italia. E soprattutto, devo dire, oltre al voto, la motivazione di questa astensione. È una motivazione che dà atto all'amministrazione comunale di aver imbroccato la strada giusta e di aver avviato una serie di iniziative che per il momento non trovano dissenso in Forza Italia, ma che potrebbero presto trovare il consenso di questa forza politica, il che sarebbe un dato estremamente positivo per l'amministrazione e, mi permetto di dire, aprirebbe delle prospettive interessanti anche allo stesso partito di Forza Italia, che io credo debba trovare molto presto un ruolo, un compito, un'influenza nelle scelte dell'amministrazione comunale. Assolutamente nulla col voto di Forza Italia al bilancio preventivo dell'amministrazione Metta, assolutamente. Quella è una mia scelta personale che ribadisco e che mi trova fermamente convinto del suo carattere di giustezza e di utilità per la nostra comunità. No, parlare oggi di un allargamento della maggioranza mi sembra prematuro e soprattutto mi sembra scorretto nei confronti dei consiglieri di Forza Italia. Invece mi permetto di segnalarvi qual è la chiave di lettura fondamentale, e magari chiudiamo qua l'intervista. La chiave di lettura fondamentale è stata la richiesta di Forza Italia di un maggior coinvolgimento. Dato che io sono l'uomo dei coinvolgimenti, perché più gente mi dà consigli, più gente contribuisce alle scelte amministrative, più mi sento tranquillo, sereno e fiducioso, sarà compito mio quello di coinvolgere puntualmente il gruppo consigliare di Forza Italia. E voglio fare una dichiarazione ancora più impegnativa, non solo di Forza Italia, tutti coloro che vorranno dare un contributo in positivo, che siano del PD o che siano delle liste che hanno affiancato il PD, poco mi importa. La cosa essenziale è che il contributo sia un contributo costruttivo, per fare, non per distruggere. Beh, questa è proprio un'ultima provocazione, ma non la voglio lasciare senza risposta. Votare contro l'adesione del Comune di Cerignola alla Fondazione Tatarella è stata una porcata. Lo dico, ne sono convinto e lo ribadisco. Veramente un oltraggio alla memoria di Salvatore e di Pinuccio Tatarella. Chi ha espresso un voto contrario se ne dovrà vergognare per il resto dei suoi giorni.